Salve a tutti, sono Mr. Camarium. Oggi andremo a vedere come andrò a realizzare un sistema per modificare uno dei tanti telefoni della Telecom da scrivania. Piuttosto che comprarne un altro, preferisco modificare questo e utilizzarlo a parete, come già ho fatto con il router. Adesso vi faccio vedere come andrò a procedere in questo lavoro. Il telefono in questione è questo qui. È un telefono abbastanza vecchiotto, su internet comunque l'ho riuscito a trovare, ma comprarlo apposta e fare sta cosa non mi conviene. Questa è un'indicazione piuttosto per chi ha già questo telefono e vorrebbe risparmiare spazio sulla propria scrivania. Io già ho trovato il modo di applicare il router alla parete, perché questo router della Telecom è già un sistema di attacco alla parete, e ho inventato con un sistema con queste staffe AL un supporto da utilizzare per il mio UPS per il router, per evitare che durante il temporale possa rompersi il router. Questo qui è un UPS che ho preso su Amazon diverso tempo fa, un paio di anni fa. Ok, andrà su questa parete il telefono. Il mio obiettivo sarà quello di non solo appoggiarlo, ma fare in modo che si possa mantenere in questa posizione e magari anche ruotare. Come tutti potranno ben capire, questo telefono all'impiedi la cornetta non si mantiene e casca, quindi bisogna trovare la soluzione per fare in modo che non solo possa reggersi contro la parete, ma che possa anche mantenere la cornetta quando si trova in verticale. Adesso vediamo cosa fare. Purtroppo non me ne sono accorto che si era riempita la memoria, quindi non ho potuto far vedere il lavoro che ho fatto. Ok, ho utilizzato il foro grande, questo qui, e per cominciare con una punta da 3 mm da questa parte qui, e mi ho cominciato a lavorare. Poi dobbiamo usare una lima. Per questo tipo di lavoro servirebbe una lima tonda, purtroppo ce l'ho, ho questa qui quadrata. Cercherò di fare il mio meglio. Ok, e non va, quindi si è chiuso. Tutto sommato va bene, facciamo anche qui la stessa cosa. C'è la 11, da 11.000. Ecco fatto, gli oggetti. Adesso è pronto, diamoci un po' la pulitina, è pronto per essere attaccato alla parete. Perfetto. Ma qui si è rotto un pochettino, beh, pazienza. Converrebbe fare prima gli anelli e poi attaccare tutti i supporti. Comunque, andiamo avanti. Finalmente il lavoro è ultimato. Il telefono della Sirio Telecom 187 si presenta in questo modo a parete. Come potete sentire, sta funzionando, quindi la cornetta è ben attaccata
al sistema. Ovviamente quando ho bisogno di telefonare basta che la stacco e grazie ai filtrini si mantiene che una bellezza.